Cominciamo. Prego. Mister, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle, ovviamente al di là del passaggio del turno, cosa scontata, cosa si aspetta dalla partita di domani sera? No, aspetto soprattutto piena professionalità. Allora entrare in una partita con spirito giusto, con l'atteggiamento giusto e non guardare troppo indietro cosa abbiamo fatto, ma cercare di essere presenti e vincere e convincere in questa partita. Pensa di tenere lo stesso tipo di assetto tattico, di cambiare magari giocando con due punte, visto il risultato dell'andata, e anche che magari della stessa settimana si giocherà tre volte? Ma sicuramente qualche piccolo cambio ci sarà, ma in linea di massima dovrebbe essere più o meno lo stesso, dove variano anche in fase offensiva diversi giocatori, ma che devono avere anche gli obblighi difensivi. È importante questo lavoro di ogni giocatore, non è importante in che ruolo si trova, ma devono essere molto solidari, lavorare insieme e cercare di fare e vincere insieme. Buonasera. Le volevo chiedere una cosa, se domani sera potrebbe essere l'occasione giusta per vedere Zárate dal primo minuto. Zárate è un giocatore molto importante, giocatore di qualità come altri 24 che abbiamo o che ho a disposizione, e sicuramente avrà anche lui possibilità di dimostrare tutto il suo valore. Proprio chiedo una cosa in generale sull'Europa League, che spesso per la Lazio negli anni passati è stato anche un problema, spesso un peso, perché comunque creava dei problemi il doppio impegno campionato Europa League. Se lei pensa che quest'anno non sia un peso per la Lazio, ma anzi può essere una risorsa importante, soprattutto se la Lazio a livello qualitativo ma anche quantitativo, a livello di giocatori, ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Ma come prima cosa facciamo un grande passo in avanti, prendendo di nuovo con le pinze domani la partita, perché non è ancora vinta. Abbiamo visto, come ho detto già diverse volte, Inter contro Hajduk, dove era tutto per scontato, ma alla fine se Hajduk credeva di più poteva anche fare colpaccio. Per questo noi siamo favoriti, prendiamo questo ben volentieri, ma dobbiamo dimostrare sul campo, e dopo quando arriva e se arriva questo gioco in gruppo, allora lì dobbiamo pensarci su, ma penso che questi giocatori sono pronti e ho a disposizione diversi giocatori che saranno pronti per tutti e due o tutti e tre impegni. Volevo chiederle, ecco, sempre restando su questo tema, lei ha detto la Lazio è pronta, l'ho dimostrato, ma c'è proprio la maturità, è una squadra in grado di affrontare da qui in avanti i due impegni, e soprattutto quali sono i rischi per quanto riguarda la partita di domani? Ma sì, sicuramente, perché esperienza c'è, non è il primo anno che Lazio dovrebbe giocare in Euroleague, e con esperienza si acquisisce anche questa stabilità mentale, perché quando si giocano partite importanti è molto importante questa stabilità mentale e recupero mentale, perché fisico c'è e è più facile di gestirlo. Buonasera, volevo chiederle se possiamo dare per scontata, se ci può dare un'indicazione, se Klose comunque domani si riposerà, visto che ha fatto già due partite di fila, e se considerando l'abbondanza che ha in attacco, ma anche che siamo al 30 di agosto e ci sono tanti attaccanti della Lazio che hanno avuto molte richieste di mercato, questo potrebbe pesare anche nelle scelte che farà domani sera oppure no? Ma pesa tutto e non pesa niente. Klose, come tutti quanti, fino a domani si riposerà sicuramente. Dopo in mattinata decido definitivamente chi mando in campo, ma sicuramente per uno o altro sarà anche possibilità di prendere una piccola pausa, e cercherò anche questo di sfruttare. Mister, volevo chiedere, nelle ultime tre partite, compresa la
giocatore di Malmo, la Lazio è andata progressivamente migliorando. Dalla partita di domani si aspetta un'ulteriore crescita dalla parte della squadra, quindi in questo senso per te è molto importante, oltre ovviamente al discorso qualificazione che è oggettivamente importante. Sì, sicuramente, perché abbiamo ancora tanti margini di miglioramento e dobbiamo crescere. Cosa mi interessa è più sul livello mentale, perché importantissimo anche in partite che per qualcuno non contano essere pronto di dimostrare tutto valore, dare tutto, e per questo all'inizio ho parlato cosa mi piacerebbe di mia squadra e professionalità, perché dentro professionalità c'è un po' di tutto questo. Anch'io, domani ovviamente non può giocare, però dopo averlo visto all'Open nell'evento ci può parlare meglio di Siani, visto che sabato non era ancora ufficiale, quindi insomma, è un elemento che può essere già pronto per domenica, cosa può dare alla squadra? Sì, sicuramente ha dimostrato anche in un'ultima partita contro Paris Saint-Germain che è in buona forma e che è un giocatore di valore, e penso con tutti questi doti che ha lui, con fisicità, velocità, colpi di testa e anche discreto palleggio, potrebbe fare un salto di qualità di questa squadra e finalmente forse anche posso scegliere tra varie opzioni anche per modellare la squadra. Se le volevo chiedere se Radu è impiegabile domani sera, sarà della partita o almeno per uno spezzone, oppure non ancora perché ha bisogno di allenarsi. Devo vedere stasera come si comporterà, sicuramente farà parte di stasera, di allenamento di stasera, e dopo decido, ma probabilmente sarà nella rosa di 18 giocatori. Buonasera mister, sempre volevo chiedere se c'è la possibilità di vedere due punti in campo domani. E sì, piace. A me piacciono 3-4, cerco sempre di mettere di più, ma non ho capito domanda, due punte, cosa significano? Non un'unica punta, ma due punte di ruolo in campo. Noi abbiamo giocato anche con tre, forse non con tre centrali, ma con 3-4 di inserimento. E gli volevo chiedere sempre riguardante il mercato delle punte se le dispiacerebbe perdere un giocatore come Sergio Crocchi. Ma per me sarebbe assurdo adesso fare commenti su questo, perché tutto questo leggo come voi scrivete, prendo in atto, ma commenti su qualcosa che potrebbe essere nell'aria o non potrebbe mai succedere, non faccio i commenti. Mister, tornando invece un attimo al campionato, dopo la vittoria a Bergamo si è parlato della Lazio un po' come la sorpresa di quella giornata, come se non ci si aspettasse in qualche modo che dopo un precampionato che si può chiudere, la Lazio potesse invece avere una sperta e vincere la partita di Dodge. Ha dato un po' fastidio questo? No, questo è normale, si prende per scontato e io non parlo neanche di un precampionato disastroso, perché era precampionato bello con diversi punti molto positivi. Unica cosa che era negativa sono le sconfitte, che sono maturate anche tante volte dopo nostra dominanza e dopo occasioni non sfruttate. Per questo io ho visto squadra che sta crescendo e questo mi fa piacere. Mister, buonasera. Volevo chiedere, abbiamo ascoltato le parole del presidente Lotito un paio di giorni fa, piuttosto dure su un caso extracampo che è quello di Diakité. A lei chiedo un giudizio dal punto di vista tecnico, come ha visto fino a quando ha avuto a disposizione il giocatore e se vorrebbe contarci proprio agonisticamente. Io sto aspettando ancora pieno recupero di Diakité, che non è ancora al 100%, ha cominciato a lavorare con la squadra e spero che crescerà e dà un attributo e aiuta questa squadra in un'ulteriore crescita. Bene, bene, grazie, grazie a tutti. Grazie.